La Caravan Bacci di Lavoria ha promosso un convegno sulle energie alternative e il turismo sostenibile per una vacanza amica dell'ambiente. Al convegno interverranno rappresentanze della regione toscana, ma anche dell'Università di Pisa e il direttore della rivista Plein Air. La sostenibilità va vista come un valore e come elemento in grado di generare business. In che senso? Ma in particolare nel settore turismo, oggi parleremo di questo. Sostenibilità vuol dire un turismo diverso, slow, più lento, più attento ai territori, che vuol vivere la vita dei territori. Quindi il camper è uno di questi mezzi che consente di fare questo tipo di viaggio. Un viaggiatore, vogliamo un viaggiatore curioso che si interessa dei prodotti tipici del territorio, che ama l'enogastronomia, la cultura, che visita le grandi bellezze dimenticate, a volte anche nei percorsi secondari. Quindi vogliamo questo e il camper è uno dei mezzi che aiuta questo. Simone Tarducci, dirigente settore valorizzazione dell'imprenditoria agricola per la regione toscana. L'imprenditoria agricola come si muove? Quale ruolo ha per quanto riguarda il turismo sostenibile? È un ruolo molto importante. In quanto gli agricoltori tutelano con il loro lavoro il territorio. In due anni le aziende agricole toscane si sono molto orientate a sviluppare l'agricampeggio e l'agrisosta camper. Poi dirò che gran parte dei fondi che noi diamo per la diversificazione, cioè agriturismo, impianti di energia alternative, sono destinati dalle aziende agricole proprio per fare energia con sistemi alternativi. Molti impianti fotovoltaici, un po' meno biomasse, ma anche le aziende agricole si stanno orientando verso questo settore.